tutti, allora. Ci seguiamo in live streaming, o per chi lo vedrà dopo. Comunque, una reaction dei sorteggi di Champions League. Italia 1. Vediamo un po'. Juve e Roma, che cosa beccano, poi anche tutte le altre, però Juve e Roma sono italiane, quindi giustamente noi tifiamo per gli italiani in Europa. Vediamo che cosa beccano. Sì, sono con il cappello perché fa un freddo cane in casa. Siamo senza riscaldamenti. Nel 2017, quasi 2018. Ok, si comincia. Sigla della Champions. Deceglie. Per me è Deceglie, non è The Champions. Quindi Xabi Alonso farà l'estrazione, sperando non porti sfortuna come Totti. D'altronde le regole sono sempre quelle. Squadre che si sono già affrontate i gironi e squadre della stessa nazione non si possono incontrare. Quindi la Roma non può incontrare Chelsea e Juve, e la Juve può incontrare la Roma e il Barcellona. Cominciamo, vai! Prima pallina. E la prima squadra non è estratta è proprio Juventus. Cioè, allora siamo usciti per primi. Possiamo beccare qualsiasi cosa. Quattro inglesi, De Gittas e Paris Saint-Germain. Mamma mia. Potential options for the two times. Attenzione. Xabi Alonso, mi raccomando, pesca bene. Tottenham. Juventus contro. Mamma mia. I primi minuti di Pjanic e bianconero. Tottenham. Non è male. Non è il Besiktas. Però dai. Ok. Mamma mia. Paris Saint-Germain. Mamma mia. Che partita, ragazzi. Real PSG. Molto molto interessante, big match. Shakhtar Donetsk. Roma Barcellona e Besiktas. Roma contro lo Shakhtar Donetsk. Attenzione. Ah, c'è anche Totti. Allora, la Roma poteva andare meglio, ma poteva andare molto peggio. Quindi Shakhtar Donetsk, sì, ha battuto il Napoli, però la Roma mi sembra un po' più solida. Ok, Chelsea Barcellona. Mamma mia, che sfida. Chelsea-Barcellona. Bello, bello, deve essere una bella sfida. PSG-Real Madrid e Chelsea-Barcellona. Quindi Bayern-Monaco si becca il Besiktas. Che fortuna, mamma mia. Ok, allora sono finiti i sorteggi. Juventus-Tottenham. La Juve è uscita per prima. Ha beccato una squadra di livello. Sicuramente non è una squadra di altissimo livello, ma il Tottenham è una squadra pericolosa. E la Roma prende lo Shakhtar Donetsk, che è una squadra molto insidiosa perché ha molti talenti in rosa. Però penso che la Roma possa passare il turno, magari non agevolmente, però saranno due belle sfide. Poi Real Madrid-Paris Saint-Germain è sicuramente da vedere, e Barcellona-Chelsea è un'altra sfida da vedere. Bayern Monaco si becca il Besiktas, quindi più fortuna di così. Beh sì, più fortuna di così ce l'ha il Manchester City, che è una delle squadre più forti in assoluto, che ha beccato il Basilea. Quindi questi sorteggi di Champions sono andati abbastanza bene per le italiane, e ci saranno un paio di sfide da vedere.
finiamo qui il video, ci vediamo ad un prossimo video, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, lasciate un commento e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.